Ed eccoci di nuovo insieme. Cambiamo argomento ed ora parliamo di società benefit. In particolare vi presentiamo API Servizi. Do subito quindi il benvenuto al presidente Claudio Urbani e Buongiorno. alla vicepresidente Chiara Pasotto di Buongiorno a Verità. tutti. Allora, Presidente, delineiamo il profilo di API Servizi. Insomma, API la conoscono benissimo i mantovani, ma nello specifico API Servizi di che cosa si occupa? API Servizi si occupa di quello che sono la formazione e i conti dell'associazione. Nel particolare API Servizi SRL, proprio il braccio operativo, viene chiamato un po' così questo braccio operativo dell'associazione che si occupa della questione un po' fiscale. Dopo a livello strutturale è sempre la stessa cosa perché anche quelli i collaboratori dipendenti sono un po' la stessa cosa, è solo una distinzione fiscale, ecco. Vicepresidente, avete festeggiato il primo anno come società benefit. Com'è andata? Allora, diciamo che come primo anno, come prima esperienza, ci sembra che il risultato sia positivo. Ci siamo dati degli obiettivi da perseguire, che ovviamente sono all'inizio di tutto il percorso che sarà la certificazione benefit, anche se noi siamo già società benefit. Siamo partiti dalle persone, come primo impegno, è stato quello di rivolgerci ai nostri dipendenti, cercando di dare flessibilità e stimoli nuovi nel loro lavoro di tutti i giorni, cercando comunque in un'organizzazione prevalentemente femminile di dare delle opportunità che conciliassero il lavoro alla vita personale. Quindi abbiamo delle nostre collaboratrici che hanno scelto di fare il part-time, quindi ovviamente noi siamo stati disponibili a questo. Abbiamo cercato comunque di dare anche delle situazioni migliorative sul posto di lavoro, abbiamo modificato le sedute, quindi abbiamo messo delle sedie ergonomiche per dare a loro la possibilità di essere più comode nello svolgimento del lavoro. Ci siamo poi proiettati verso l'ambiente, cominciando a sostituire quelle che erano le luci di vecchio stampo con delle apparecchiature a LED. Abbiamo utilizzato adesso la carta riciclata e abbiamo scelto di utilizzare bicchieri in bioplastica. Poi ci siamo rivolti al territorio. Il territorio significa che comunque abbiamo cercato di stimolare anche i nostri imprenditori alla conoscenza di quello che sono le nostre origini, di legare un po' quello che è l'impresa del Mantovano a quella che è la città di Mantova. Quindi abbiamo fatto dei corsi specifici con degli eventi, abbiamo avuto il supporto del dottor Cecchin, che è un grande conoscitore del territorio mantovano, e abbiamo portato gli imprenditori e i loro collaboratori a conoscere anche questo, perché può essere di aiuto comunque per lo svolgimento delle loro attività, conoscere quello che li circonda. C'è stata poi una scelta anche sotto il punto di vista culturale e finanziario. Abbiamo fatto, visto il momento che non è dei migliori sotto il punto di vista economico, dei corsi di formazione per gli imprenditori che potessero aiutarli nel comprendere meglio quelle che sono le nuove normative, l'aspetto finanziario che ogni giorno cambia, e quindi utilizzando dei corsi che dessero loro l'opportunità di conoscere meglio quelle che erano le nuove normative. E in più abbiamo cercato di creare un rapporto anche con gli altri imprenditori, perché potessero in qualche modo recepire questa nuova cultura della società di responsabilità e di sostenibilità. Quindi anche qui abbiamo istituito dei corsi dove ci fossero le possibilità per conoscere meglio questa nuova avventura che è la società benefit. Insomma, si tratta di tante piccole attenzioni che però fanno la differenza a lungo andare. Certo. Presidente, quindi insomma ci ha raccontato tante cose la vicepresidente che avete già messo in atto. Cosa è cambiato rispetto a prima? Sicuramente immagino una maggiore consapevolezza, ma non solo. È cambiato un po' tanto, un po' niente, perché quando nel 2016 abbiamo visto i primi articoli di questa
un nuovo modo di vedere la società come società benefit. Tutti in associazione hanno detto che cambia poco per noi perché Ci siamo già comunque ci dentro. siamo già dentro, è già nel nostro DNA quello di aiutare le imprese, il territorio e la sostenibilità. Sostenibilità che se ne parla tanto, soprattutto negli ultimi anni è venuta fuori con la crisi climatica, energetica e per fortuna. Però noi quando abbiamo detto, parlando con i nostri imprenditori, abbiamo proposto questa cosa di diventare società benefit, perché diventare società benefit vuol proprio dire cambiare la denominazione della nostra, passare da API Servizi SRL a API Servizi SRL SB, che SB, a parte andare dal notaio a cambiare lo statuto e mettere queste due lettere che non sono solo marketing, è proprio un modo di vedere per il bene e per il territorio, per i nostri associati, quello che facciamo tutti i giorni, aiutarli senza nessun scopo di lucro, perché anche noi, per esempio, io e Chiara, come tutti i membri del Consiglio, non riceviamo nessuno stipendio e lo facciamo proprio per il bene dell'associazione, il nostro tempo è dedicato a loro senza prendere una lira, diciamo, come si dice una volta. Quindi la consapevolezza oggi, di diventare benefit è stato facile perché era già nel nostro DNA. Adesso abbiamo la consapevolezza di mantenere questa cosa e di controllare quelli che vengono chiamati KPI o questi indicatori che comunque vengono sempre controllati da una commissione. Adesso noi abbiamo ricevuto un buon punteggio in questo sommario che viene fatto e come primo anno anche altri nostri associati che sono benefit. Ci hanno fatto i complimenti perché il nostro punteggio è stato alto, quindi adesso rispettarlo sarà Bisogna mantenerlo, bravissimo. questa è la sfida. È più Ecco, c'è difficile. stato un effetto contagio positivo con altre aziende associate? Allora, noi diciamo che come API Mantova abbiamo già circa 15 aziende che hanno già fatto questo passo e sono già SB. Diciamo che in Italia siamo arrivati a circa 1000 aziende associate, certificate come società benefit. Diciamo che da marzo del 2020 ad aprile del 2021 si sono addirittura raddoppiate, da 511 che erano all'inizio sono diventate più di 900. Quindi questo flusso sta cambiando e si sta recependo l'importanza della sostenibilità, quindi direi proprio di sì. È un effetto di traino importante, Sì. senza ombra di dubbio. Tre cose positive dell'essere benefit, tre aspetti positivi. Ma l'essere benefit innanzitutto ti mette l'idea che comunque non solo c'è il business, ma c'è tutta la sostenibilità ed è importante confrontarsi anche con questa, quindi ambiente e tutto quello di cui abbiamo parlato e territorio, ma soprattutto potersi mettere a confronto con tutte le altre imprese che come te cominciano a vederla nello stesso modo e quindi la possibilità di crescere insieme e noi come associazione ci siamo messi a disposizione anche per aiutarli in questo passaggio, quindi per me il bello è anche questo, poter conoscere altre nuove realtà che hanno voglia comunque di migliorare la loro condizione, oltre che essere impresa che fa ovviamente business, perché benefit non vuol dire non fare business, ma semplicemente avere un'attenzione per tutto quello che c'è Certo. intorno, insomma. Ecco Presidente, quindi la vostra prima relazione di impatto è stata accolta bene, mi sembra di aver È capito. stata accolta bene, sì, dal Consiglio, l'abbiamo presentata l'altro giorno e è stata accolta bene con stupore, come dicevo prima, da quelle società che all'interno del nostro Consiglio sono già benefit e anche loro ci hanno fatto i complimenti. Noi abbiamo preso spunto un po' da loro, ci hanno aiutati nel passaggio iniziale ed è stato accolto bene. Tante aziende come anch'io, un paio d'anni fa non sapevo neanche cosa volesse dire essere benefit, dopo con l'associazione mi hanno spiegato, siamo entrati e anche altre aziende piano piano vedono il nostro entusiasmo e qualcuna si sta approcciando adesso a fare anche loro questo passo, questo Percorso. percorso, come ha detto Chiara. Prossimi progetti benefit.
Progetti, noi abbiamo cinque pilastri che ci danno la giusta direzione a cui ci appoggiamo, pilastri che sono l'ambiente, il territorio, i dipendenti. Per esempio, per i dipendenti adesso abbiamo visto questo primo approccio che è stato bello, interessante per loro, e quindi adesso faremo un team building, viene chiamato così. E faremo un test di valutazione, cercheremo di capire meglio le loro esigenze, anche quelle future. E, per esempio, anche con il territorio abbiamo fatto delle compartecipazioni con TEDx Mantova, abbiamo finanziato, sponsorizzato il teatro di Marmirolo. Abbiamo un progetto con la biblioteca di fare una libreria aperta, viene chiamata, donando dei libri. Sì. Sono tutte attività. Adesso prenderemo magari la macchina elettrica con la colonnina per la ricarica, e anche all'interno dell'associazione abbiamo intenzione di mettere degli attuatori elettrici per l'acqua, per la corrente, perché magari tante volte rimane accesa la luce, si spegne da sola. Sono piccole Insomma, cose, tanti piccole. Tanti progetti in progetti. cantiere, mi sembra di capire. Bene, che dire, grazie davvero per essere stati con noi oggi e buon lavoro quindi. Grazie a Grazie a tutti. voi. Buona Buonasera. giornata.